diciamo che deriva da uno stato di necessità, dal fatto che, come vedete, qui stiamo ponendo mano a un restyling dell'appartamento, quindi quando poi tutto sarà finito e la tavola di Antonello potrà tornare al suo posto, naturalmente ci troveremo in un ambiente molto più accogliente, in un ambiente nuovo, sia dal punto di vista tecnologico, perché ci saranno, diciamo, degli accorgimenti tali per cui anche tutto l'appartamento verrà climatizzato e anche le luci saranno, diciamo, migliorate. Ma a parte questo fatto, ecco, io proprio in questi giorni, in attesa di questo evento, mi facevo delle domande da solo e dicevo: ma fino ad oggi le persone che volevano venire a vedere la tavola dell'Ecce Homo dovevano muoversi loro e venire qui. In questo caso è l'Ecce Homo che va verso il centro della città e si muove verso i cittadini. Pensavo soprattutto che ha un valore simbolico anche questa cosa. Perché? Perché con tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, in questa prima ondata, diciamo, dei primi mesi dell'anno, e questa che è subentrata adesso, e tante famiglie hanno attraversato momenti non solo critici ma di vero dolore, e questo andare nell'Ecce Homo verso di loro è un po' per cercare di portare a loro un conforto, e quindi credo che abbia un significato molto importante questo. Poi naturalmente è stato messo in questo periodo per cercare anche di dare un segnale al futuro di speranza. Sappiamo che contemporaneamente, lo stesso giorno, nella mattinata, verrà riportata ai cittadini, alla città, la signora del Klimt. Quindi era anche un modo per dire che Piacenza cerca di mettere in evidenza queste due opere d'arte, che sono effettivamente in periodi diversi, ma rappresentano il meglio che Piacenza può offrire in campo culturale e in campo artistico. Quindi è un regalo alla città, ricordiamo che non è la prima volta. Qui è comparso in mostra nel 1902 e 1926, siamo quasi un secolo dall'ultima apparizione in centro città dell'Ecce Homo, quindi anche questo, diciamo, ha un valore simbolico e storico, diciamo, di una certa importanza. E grazie anche alla Banca di Piacenza a questa collaborazione, dobbiamo, questa sinergia. Ecco, no? Esatto, questa sinergia che si è creata, anzi dobbiamo ringraziare, perché soprattutto nella persona del Presidente Sforza si è dato molto da fare perché questo fosse possibile, e quindi ci ha, diciamo, agevolato anche dandoci la possibilità di tenere custodito per 3 mesi nel caveau della banca, che questo, diciamo, è un segno di stima, un segno di considerazione e di collaborazione. E quindi siamo qui, diciamo, per cercare tutti, ecco, di dare con questo evento, di dare un segnale. Dobbiamo pensare che dopo la flagellazione, come è stata in questo caso, in questo momento dell'Ecce Homo, c'è poi, dopo la morte, la resurrezione. Quindi anche noi risorgeremo da questo stato di difficoltà e di lutto, ecco, per cercare di tornare a vivere, diciamo, nella nostra realtà terrena, diciamo, in modo almeno normale, se non migliore di prima. Francesca De Vita. Sì, io sono, mi occupo della conservazione di questa tavola dal 2003. Abbiamo partecipato a un concorso europeo nel 2017 per la diagnostica non invasiva e l'abbiamo vinto. Quindi è la cosa che ha fatto passare il progetto, oltre al progetto in sé, era proprio anche la bellezza dell'opera e il fatto che Antonello sia un autore che ha sostanzialmente un catalogo molto ristretto di opere note date a lui. E sono 40, no? Se sì, non sbaglio. E questo poi oltretutto è un momento di passaggio, un quadro di questo genere ha un seguito di leggenda perché è un momento cerniera del passaggio tra la pittura a tempera e la pittura a olio.
E quindi, come dire, è un testo che è una specie di cardine di controversie, e quindi queste indagini potevano chiarire molte cose. In realtà ci sono state moltissime sorprese, nel senso che la tavolozza che Antonello usa per questo quadro è una tavolozza che contiene anche dei pigmenti molto costosi, quindi questo significa che alle spalle c'è una committenza ricca. La cosa curiosa è che questi pigmenti costosi sono sotto gli altri, sotto dei pigmenti un po' più correnti, per esempio i suoi capelli sono di cinabro e poi sono finiti con delle terre, delle ocre. Antonello dipinge con dei pigmenti di rame, cioè è venuto fuori il rame qui, su questo fondo, ma con una granulometria del pigmento sottilissima. Infatti, come potete vedere, non c'è quasi rilievo. L'unico rilievo presente è quello della corona di spine e della corda, perché hanno un po' più di massa di bianco di piombo. Però è una pittura sottilissima. Allora, dovete pensare che la preparazione della tavola, la preparazione che deve reggere il colore più il colore, sono compresi tra 0,2 e 0,4 millimetri, cioè non arriva a un millimetro. E quindi vi devo dire qualcosa sulla delicatezza, certo, a questo punto. Certo. Qui, Antonello usa, per esempio in questa, un grumo di cinabro, che è un colore fortissimo, e poi sopra fa tutta la goccia in lacca, la stila di sangue che cade. Poi ce ne sono altre che sono solo di lacca, e questo crea poi uno strano contrasto, perché quello solo in lacca sembra sangue fresco che sta colando. Questo invece col cinabro sotto sembra un sangue che si sta già raggrumando, perché sono delle gocce più grosse, cioè si vede quasi la fatica di scendere di questo sangue, ed è veramente impressionante. Per chi viene da fuori, chi è fuori da una situazione museale non può comprendere, però devo dire una cosa, che l'Opera Pia Alberoni ha un'attenzione nei confronti di questa tavola che dovrebbe essere l'attenzione che si ha comunemente con dei beni culturali di valore, e purtroppo non sempre è così.